A Teramo il coordinamento dei comitati di quartiere e cittadini, dopo aver appreso della notizia che la ASL di Teramo ha redatto e inviato alla regione lo studio di fattibilità per il nuovo ospedale, torna a riaccendere la polemica per la possibile delocalizzazione del nosocomio teramano. Una vicenda che al momento la ASL non ha né confermato né smentito l'invio di questo studio di fattibilità, che era peraltro atteso, ma che tra gli esponenti del comitato ha suscitato rabbia per non essere stati inseriti nella discussione, come più volte richiesto. Ma certo, il presidente Domenico Bucciarelli, che voglio ringraziare, che sta lavorando tanto sul tema, cerchiamo di dargli una mano. Noi abbiamo posto dei dubbi, ma questa non deve essere una guerra tra la ASL e i comitati cittadini, perché tutti quanti abbiamo a cuore che si faccia l'ospedale, si faccia una struttura adeguata, ma soprattutto che il contenuto sia adeguato. Noi abbiamo una bella ASL, i complimenti vanno anche all'attuale manager perché sta lavorando veramente bene. Ma caro Di Giosia, non deve essere una guerra tra un territorio. I comitati hanno posto dei dubbi, magari dallo studio di fattibilità messo in campo dai valenti tecnici che stanno all'interno dell'amministrazione pubblica, quindi della ASR, magari il risultato è che l'unica strada percorribile magari è piano d'accio, ma mica ce ne facciamo una, ci spareremo per questa cosa. Ma è opportuno che la cittadinanza questa venga a conoscenza di questo studio. Se poi i presupposti per farla a Villa Mosca ci stanno, e noi ne siamo convinti perché ci sono, perché gli spazi ci sono, modalità di attuazione, realizzazione di una nuova struttura con rimodulazione di quelle esistenze, secondo noi i presupposti ci sono, ma viva Dio, se dallo studio di fattibilità dovesse emergere che non c'è possibilità, ma muoviamoci, dobbiamo remare nella stessa direzione. Oggi stiamo apprezzando quello che la sanità pubblica ci sta dando, quindi è un vanto di questa sanità, ci sono degli ottimi reparti, quindi li dobbiamo salvaguardare, ma dobbiamo lavorare insieme all'unisono, perché è l'unica strada, dobbiamo sbrigarci.